Siamo prossimi a un disastro che distruggerà le vite di milioni di persone. Prezzi al consumo ancora in crescita, mai così alti dal 1985. Ma semplicemente una persona che prima di tutti gli altri ha trovato un modo intelligente per poter spezzare le catene della società in cui viviamo. Il mondo del lavoro, come lo conosciamo oggi, è una merda. 300 euro part time, 5 euro al giorno, tutti i giorni. Non so se hai già sentito parlare di reddito universale. È il nuovo metodo con cui ti vogliono tenere prigioniero. E se ti dicessi che puoi diventare ricco vendendo qualcosa che non puoi nemmeno toccare, ti crederesti? Immagina di ricevere all'improvviso l'opportunità di fare soldi, ma a una condizione. Tutto quello che devi fare è un click. Siamo bersagliati da inserzioni di guru che all'apparenza sono in grado di farci uscire dalla schiavitù legalizzata, promettendo di spezzare le catene che ci legano al nostro lavoro, alla società o al nostro conto in banca. Se da un lato sembra ovvio che la maggior parte delle promesse siano impossibili da mantenere, dall'altro ci sono tante persone che credono di poter cambiare la propria vita grazie a una formula magica, confezionata come la chiave per raggiungere la libertà. Esiste una strategia ben precisa per insinuarsi nella testa delle persone e vendere illusioni, e i guru la adottano tutti i giorni. Mettetevi comodi. Io vi do garanzia di un calo di peso di ben 10 kg in tutto il corpo. 81 giorni. La cellulite voi non la ricorderete nemmeno più come fatto. Offerta grandiosa, offerta pazzesca. Intanto 1000 lire! Potete vincere! 80 milioni di mercoledì! Anna Marchi è stato un personaggio estremamente controverso a cavallo tra gli anni 80 e 90 in Italia. Definita la regina delle televendite, ha venduto prodotti discutibili senza scrupoli, dalle creme dimagranti ai numeri vincenti della lotteria, passando poi per gli amuleti antisfortuna. Spesso la combinazione tra quello che vendeva e la modalità con cui lo faceva ha portato a dividere il pubblico in due fazioni. Chi riteneva non avesse colpe, perché le persone che credono a queste bestialità meritano di essere truffate, e chi invece la condannava moralmente con l'accusa di approfittarsi delle debolezze della gente. In realtà applicava un concetto di vendita abbastanza semplice. Studiava attentamente il mercato e proponeva una soluzione verticale per risolvere i problemi delle persone, utilizzando leve e strumenti pericolosi come la denigrazione. Fuori piove, fatti un po' rinfrescare il cervello. La paura. Ho detto che avevo un malocchio, che mio marito, anzi, poteva anche morire. E le minacce. Lei merita tutto il male del mondo. Negli anni 80 abbiamo il boom della moda made in Italy, le donne iniziavano a esibirsi un pochino di più e iniziavano ad avere atteggiamenti più provocanti, e le casalinghe si sentivano sempre più inadeguate rispetto ai nuovi canoni di bellezza. Ecco che creò la crema sciogli pancia. Volete togliere la pancia? Sciogli pancia. E in soli 20 giorni la vostra pancia sarà calata di ben 10 centimetri. Nei primi anni 90 abbiamo un declino economico dopo anni di ripresa incredibile, e quindi le persone si sentivano meno sicure, soprattutto per via del divario tra ricchi e poveri che stava aumentando sempre di più. Risultato, la gente ha iniziato a sognare di diventare ricca senza sforzi. È il momento di vendere i numeri vincenti del lotto con il mago del nascimento. Chi ha la casa al mare deve dire grazie a lui. 1000 lire, andate al botteghino del lotto, puntate la quaterna secca e poi andate ad incassare gli 80 milioncini che avrete vinto. Riconosco una piaga sociale, creo un prodotto che permette di sconfiggerla, lo vendo facendo leva sui desideri più intimi delle persone. Facciamo un passo in avanti nel tempo, 20 anni dopo. Le profonde rivoluzioni che abbiamo vissuto negli ultimi anni hanno cambiato di poco il nostro modo di vivere, o almeno non tanto quanto credevamo. Quello è cambiato veramente è il nostro modo di pensare. La pandemia, le guerre o l'inflazione non fanno altro che aumentare l'entropia nel sistema in cui viviamo e quindi creare un clima di assoluta precarietà e incertezza. Immaginate di essere uno studente universitario che non ha la minima idea di cosa fare in futuro e che sente della disoccupazione in continuo aumento. Oppure immaginate di essere una mamma single che non riesce ad arrivare a fine mese. O ancora più semplicemente, immaginate di vivere in un piccolo paesino della provincia che non vi permette di crescere, non vi dà opportunità. Ora, moltiplicate queste sensazioni per milioni di individui e avrete un terreno estremamente fertile a disposizione di singoli individui che hanno l'arma e il potere per sconfiggere questo sentimento radicato, per liberare migliaia di persone dalla schiavitù legalizzata e portarle alla libertà finanziaria, grazie al minimo comune denominatore che permetterebbe di risolvere tutti i problemi, i soldi. E quindi il primo passo per promettere questo cambiamento è la creazione di un prodotto che permetta alle persone di passare da poveri a ricche. Può essere un videocorso, un software di trading, un canale Telegram, poco importa. Il mezzo non è importante, ciò che conta veramente è il fine, vendere speculando sulla paura. Quando i sentimenti di instabilità iniziano a diffondersi, ecco che arriva la promessa del cambiamento, perché i guru proliferano nell'incertezza. Le persone sono portate a prendere decisioni di pancia nel momento in cui sono sotto pressione, sono portate ad odiare qualcuno, oppure ritengono di non avere un futuro roseo. Ed è qui che inizia il bello. Volete vedere come si vende un sogno? Abbiamo già visto quali sono i due ingredienti principali per diventare un guru di successo oggi. Conoscere il periodo storico in cui viviamo, cavalcando nei trend, e creare un prodotto che le persone possono acquistare per diventare ricche. Vediamo banche a livello globale che stanno completamente crollando e la crisi economica è ormai praticamente inevitabile. Il prodotto che vogliamo creare è superfluo, perché la cosa veramente importante
è vendere. E per venderlo dobbiamo capire chi sono i nostri potenziali clienti. Dobbiamo capire a chi vogliamo riferirci, che età hanno, come vivono, come mangiano. La risposta a queste domande, la maggior parte delle volte, è una. Opportunity seeker. Letteralmente, cercatori di opportunità. Persone che non hanno un grande interesse nel modello di business che vogliono iniziare, ma sono attratte dal guadagno facile. L'attrazione in questo caso è reciproca. Il guru e l'opportunity seeker hanno una relazione quasi morbosa che porta l'uno costantemente a inseguire l'altro. Perché i prodotti che hai, il modo di comunicare, il modo di vendere, ti portano già ad attrarre un certo tipo di clienti rispetto ad un altro. Un ristorante di lusso avrà una mise en place diversa, una comunicazione diversa, dei piatti diversi e un prezzo diverso rispetto alla trattoria di paese. E di conseguenza anche una clientela diversa. La stessa cosa avviene anche per il guru. Comunicare in un certo modo mi porta ad avere una clientela credulona, è facilmente condizionabile e per lo più attratta dal riscatto sociale. Sono i clienti perfetti perché spendono senza pensare e soprattutto non hanno voglia di impegnarsi. E il guru? Ne uscirà pulito. Esistono diversi nervi scoperti che i guru toccano per far scaturire una reazione emotiva nei nostri opportunity seeker e quindi comprare. Il primo è il lavoro tradizionale. Ci crea fastidio, squilibri e soprattutto siamo soggetti ad altre persone. Basti pensare che da un recente sondaggio negli Stati Uniti il 50% della popolazione odia il proprio lavoro. Questo vi fa capire la leva gigantesca che è possibile utilizzare per vendere questi prodotti. Ehi caro, lo sai qual è la differenza tra un prigioniero condannato a morte e un fessacchiotto che firma un contratto a tempo indeterminato? Beh, amico mio, per un prigioniero sicuramente c'è più speranza nella vita. Il secondo è la corsa del topo, la famosa rat race. Studia, trovi un lavoro, sposati e la tua vita è finita. Ti svegli alle 7 del mattino per andare a lavorare e torni a casa alle 8 di sera. Ripeti. What life che c'è dentro? Quando ci sei dentro, tu non riesci a vedere fuori. Crei la tua routine basata sul giorno che stai ripetendo ogni giorno. Per capire. La noia e la mancanza di stimoli, messi di fronte a una società di millennial che ha già tutto, porta a un rigetto totale della routine. L'ultimo è la libertà finanziaria. Perché essere pagati ad ore fa schifo. La promessa di ricevere 1500 euro al mese per 40 anni di lavoro non è che piace proprio a tutti. Se a te ogni settimana si ripete con le stesse ore, lo stesso lavoro, mi senti tu perché a te la libertà che mi sono creato anche io ti consiglio di iniziare col mondo dell'e-commerce. L'avidità acceca i popoli e i guru lo sanno bene. La prospettiva di non potersi togliere dagli sfizi, di dipendere costantemente da altre persone e di non avere la piena libertà di fare quello che si vuole quando si vuole è una condanna a morte, una prigione mentale di cui i guru, guarda caso, hanno la chiave. Nel mezzo, finalmente, troviamo il Walhalla, l'unione di tutti i benefici possibili che il nostro guru ci riconosce grazie al suo modello di business, il sistema definitivo per diventare liberi. Guadagnare con delle immagini esattamente come queste, partendo subito praticamente a zero investimento, zero esperienza pregressa, parti subito, zero rischi e zero errori, zero capi o turni massacranti comodamente da casa tua. Più sono sentimenti comuni e diffusi tra le persone, più ha la probabilità di prendere consensi da un numero maggiore di clienti. Le assonanze politiche sono molte e non è un caso. Ma come faccio a comunicare bene questo concetto? Come posso essere credibile se parlo dal mio attico di Dubai guidando la Lamborghini? Con il metodo Stanislavski. Il metodo Stanislavski è una metodologia che seguono gli attori, che consiste nell'immedesimarsi perfettamente nel ruolo che dovranno poi interpretare. Quindi il gioco è semplice. Devo far immedesimare le persone nella mia figura di guru. Perché tutti i guru, prima di diventare ricchi, avevano la retorica di poveri sfigati e soprattutto erano nella stessa situazione degli opportunity seeker. Poveri e insoddisfatti. È vero che facevo il portapizze? Sì ragazzi, ho fatto il portapizze. Nel giro di 2 anni sono passato dal guadagnare 7 euro all'ora come cameriere a incassare oltre 1000 euro al giorno. Prima di questi incredibili risultati non è che me la passassi così bene, ero sfruttato fino all'osso. Percepivo una paga da fame, 950 euro al mese, facevo orari e turni disumani. Lo stipendio era così basso che lottavo per pagare le bollette. Poi hanno scoperto un business online incredibile ed eccoli lì, ricchi e di successo. E il business online diventa la chiave per liberarli, il motivo per cui oggi sono quello che sono. Quello che definisco come il miglior business online nel 2023 sta permettendo a diverse persone di partire totalmente da zero e generare cifre come 40.000 euro mensili. I guru non vendono corsi, vendono sogni. Il modo migliore per mostrare in diretta questa scalata sociale è solo uno: ostentare il lifestyle. Le parole da sole non bastano, dobbiamo per forza creare delle immagini potenti nella testa delle persone. Quale immagine migliore di una Lamborghini o della penthouse a Dubai? La definizione più alta di luxury per chi non ha altre ambizioni. Ovviamente è importante ricordare che tutti questi oggetti sono stati comprati grazie al modello di business che stiamo vendendo. Vuoi metterti realmente un Rolex al polso, stare su yacht, viaggiare in jet privati, scopri come fare commissioni da 1 milione di euro. Il guru ci tiene sempre a farci sapere che anche noi comuni mortali possiamo permetterci un Rolex, ma solo se lavoreremo bene. Lo stile di vita scintillante
lussuriosa diventa una leva estremamente efficace per colpire gli opportunity seeker, attratti dalla bella vita e dal guadagno facile. All'interno di questo lifestyle incredibile, i guru non devono porsi semplicemente come maestri di quel modello di business, ma come maestri di vita in generale, perché per fidarci delle persone dobbiamo fidarci prima di tutto delle loro idee. E quindi ecco che un sacco di guru iniziano a parlare di vita in generale, di relazioni, di donne e di qualsiasi altro argomento gli capiti per la testa. Il bello di Dubai è che Dubai è una dittatura, ve lo dico io, cioè non sarebbe così bella. Le donne che non sorridono creano una situazione molto imbarazzante per un uomo. C'è un grosso problema tra i giovani in questo momento storico, sto parlando del consumo di pornografia. E quindi diventa la normalità avere dei consigli sulle relazioni da un tizio che vende i corsi di dropshipping. Viviamo in una società dove è prettamente femminile, essere uomo è difficile. Donna, ad esempio, si sveglia la mattina, si sveglia tardi, magari non ha lavoro, che cazzo ne so, dice vabbè, continua a dormire. Sui risparmi da chi spende 20.000 euro d'affitto a Dubai e ne incassa 30. Ti parlerò di risparmiare, ma è molto più facile, ad esempio, fare 1.500 euro in più al mese piuttosto che risparmiare. O banalmente sentirsi dire delle belle frasi motivazionali alla Bukowski. Anche io ero un soldato palla di lardo, grasso, senza competenze, ignorante come una capra. Semplicemente mi sono formato, mi sono fatto il mazzo e ho lavorato per la mia missione. Oggi non è successo che da poter, ma non dimenticarti mai di vivere questa vita come se fosse un gioco. Più sparo alto nelle mie affermazioni e più faccio rumore, più persone attireranno nella rete. È per questo che alcune frasi sono un po' particolari. Benvenuti in questo nuovissimo Pizza Premi. Benvenuto Alberto, il nostro concorrente di oggi. Ciao Andrea. Il gioco è molto semplice. Io adesso ti darò delle frasi e tu dovrai dirmi se queste frasi sono state dette da un guru di Dubai oppure da Adolf Hitler. Speriamo di farcela, perché ho raccolto queste frasi cercando sui profili dei guru, che però saranno anonimi per ovvi motivi. Diamo ufficialmente il via a Hitler o guru. Prima frase: io non ho mai finto e non intendo fingere per un solo minuto nella mia vita. Hitler o guru? Guru, dai, palesemente guru. E invece la risposta è Adolf Hitler. Si inizia così. Seconda frase: una donna deve essere carina, dolce e stupida. Hitler o guru? Hitler aveva questo... risposta esatta, un punto. Terza frase: qui non c'è la schiavitù, dovrebbero venire qui a vivere e non basarsi su qualche genio del male che dice queste cose. So già. Hitler o guru? Guru. Risposta palese. Fire. Quarta frase: le persone credono più facilmente a una grande bugia rispetto a una piccola. Hitler o guru? Guru. E invece la risposta è Adolf Hitler. Interruzione pubblicitaria, torniamo tra poco. Questa è la storia di come sono passato dall'essere un ragazzo sfruttato facendo il cameriere a guadagnare 950 euro al mese a guadagnare oltre 400.000 euro all'anno negli ultimi 12 mesi grazie ai miei canali YouTube. Bentornati, quinta frase: nel mondo della politica esiste il compromesso, nel mondo reale no. Hitler o guru? Questa è tosta. Tosta. I guru. E invece è Adolf Hitler. Non è così facile come sembra, eh? No, no, ma... È, no. La società è controllata da pochi individui che rubano tutti i vostri soldi. Guru. Guru, dai, palese. Risposta esatta. Penultima frase. E speriamo di azzeccare. I giornali dicono solo falsità. Smettete immediatamente di leggerli. Hitler o guru? Ma chi legge i giornali oggi? Hitler. E invece è ma dai, ma i guru... Il successo è l'unica cosa che ci rende grandi agli occhi delle persone. Hitler o guru? Guru. Risposta esatta. Possiamo comunque dire che il nostro caro Alberto ha vinto un premio. Potrà finalmente pagare un corso di dropshipping di un noto guru, 297 euro invece che 5.000. Sei contento? Contentissimo. My lifestyle e le belle parole non bastano, perché sfoggiare la mia Ferrari da sola non è sufficiente a far fare quel piccolo passettino in più ai miei clienti e quindi ad acquistare, perché i miei potenziali clienti devono avere tutto subito e senza sforzi. Quindi tutto quello che faccio deve sembrare facile, troppo facile, facilissimo. È semplice, è veramente semplice, basta applicarla come sono le regole. Questo nuovo metodo è semplice. Effettivamente non hai bisogno di soldi, non hai bisogno di conoscenze, ma è possibile guadagnare mandando messaggi dal proprio cellulare. La mia attività funziona con il pilota automatico. Io devo solo supervisionarla per meno di 2 ore alla settimana. E la cosa migliore è che questo business non ha richiesto nessun tipo di investimento iniziale. Non possiamo permetterci che la persona pronta a cambiare la propria vita inizi a nutrire dei dubbi in merito alla fattibilità o alla difficoltà di quello che dovrà affrontare. Stiamo parlando a persone che devono cambiare la loro vita e devono farlo in fretta. Persone che vogliono la scorciatoia, la strada semplice e soprattutto vogliono che qualcuno impacchetti questo processo passo passo per loro. E quindi, da acquirente di questo fantomatico percorso formativo, non posso permettermi di diventare un esperto dell'e-commerce in 5 anni. Io voglio diventare ricco ora, voglio lasciare il mio lavoro di me.
e sfoggiare la mia Porsche davanti a tutti i colleghi. It's Britney, bitch. La semplicità può far leva su tre fattori: le tempistiche, l'investimento iniziale e le competenze. Nel momento in cui il mio modello di business lo vendo come un modello per cui non serve un investimento iniziale, bastano 15 minuti al giorno e non devo avere delle skills particolari, ho creato il prodotto definitivo. Avete mai sentito queste frasi? Grazie a una nuova piattaforma automatica che ti permette di generare un secondo stipendio mensile circa di 3.000 euro partendo da zero, senza conoscenze, senza esperienze, comodamente da casa tua come sono adesso. Un secondo stipendio con il trading in 15 minuti al giorno. Come guadagnare fino a 300 euro al giorno con TikTok senza investire neanche un euro. E per farlo serve solo un computer, una connessione ad internet e un paio di ore al giorno, anche se parti da zero. Guadagna senza lavorare. Sono frasi volutamente costruite per semplificare l'idea che le persone hanno nel fare soldi e insinuare nella loro testa un pensiero semplice ma pericoloso. Se è così facile, lo posso fare anch'io. Di fatto da compratore elimino qualsiasi tipo di dubbio sulle possibili e molto probabili difficoltà e non faccio autocritica su quali invece siano le mie abilità e se mi sento effettivamente pronto ad affrontare questa sfida. Ed ecco che in poche righe ho un concetto distorto della realtà al quale credo, perché la soluzione ai miei problemi è lì, dentro a quel corso. Servono solo un telefono, una connessione di internet ed un'applicazione che puoi scaricare gratuitamente sul proprio cellulare. Ma come passiamo dal costruire l'apparenza sui nostri social alla vendita vera e propria? Beh, qui è dove le cose iniziano a farsi interessanti. Fino ad ora abbiamo visto tutti gli aspetti su cui i guru si focalizzano a primo impatto per farsi conoscere: il lifestyle, la semplicità del metodo che offrono e la vendita di una speranza, di un sogno, con l'obiettivo di proiettare i nostri sogni nell'immagine di successo dal guru. In poche parole, farci fare soldi. Tutto questo solitamente viene condensato a parole in un inserzioni pubblicitarie su YouTube, su Facebook o Instagram, oppure tramite Reels e TikTok. Ecco il nostro nuovo lavoro, lavare gli escrementi degli animali per 1.600 euro al mese. L'obiettivo di questi contenuti è attirare tanto traffico e portare le persone a fare il primo passo. Registrarsi sul loro sito per ricevere una chiamata di vendita, guardare un webinar o più semplicemente scrivere in privato al guru su Instagram. Ognuno ha le sue strategie e non troverete mai un processo univoco. Nella maggior parte dei casi però, noi potenziali clienti saremo indirizzati verso un video informativo, che in gergo tecnico viene chiamato webinar, dove i guru ci descrivono tutto il processo che li ha portati a diventare ricchi. In questo prezioso video condividerò gli esatti step per guadagnare un minimo di 3.000 euro al mese semplicemente accompagnando l'acquisto delle persone già interessate. Nel video ci spiegano come funziona il loro modello di business a grandi linee. Andiamo a vedere cos'è quindi la vendita telefonica e perché è così profittevole, perché si riesce a guadagnare così tanto grazie a questo business. E in alcuni casi ci presentano un caso studio su come hanno fatto un sacco di soldi. Quindi 72.872 euro sono commissioni nette pulite generate, guadagnate. La mia guida sulla cura della pelle ha generato oltre 37.000 euro in 30 giorni. Senza però descrivere nel dettaglio come ha fatto, omettendo i rischi e i pericoli. Senza dovermi spaccare la schiena 8 ore al giorno al lavoro. Questo webinar non deve analizzare in maniera sistematica e operativa il processo. Deve togliere volutamente dei pezzi dalla storia e creare dei buchi che possiamo riempire solo una volta acquistato il pacchetto. Altrimenti, come giustifico l'acquisto del corso? Tutto inizia con la scelta e la creazione di un prodotto digitale. Successivamente apri il tuo negozio online nel giro di pochi minuti grazie a un'app canadese creata a prova di nonno. E infine dovrai lasciare acquistare il tuo prodotto per 20, 30, 50, 100 euro e non ti resterà che prelevare tutti quei soldi come se fosse il tuo bancomat personale. Ogni passaggio di questo video o webinar è costruito appositamente per eliminare ogni possibile pregiudizio che noi abbiamo verso il guru o verso il suo modello di business, entrandoci in empatia. Quindi è normale, a sostegno di questa tesi, trovare dei testimonial di ogni tipo. Adesso sono $5,000 circa al mese. 80.000 euro in 60 giorni per Rune Spolischi, 30.000 euro in 3 mesi per Donato Paolucci. Ho fatto qualcosa come circa 5.000 euro. Soli 30 giorni ho raddoppiato le mie entrate. Devo eliminare qualsiasi obiezione. Pensi sia impossibile? Guarda quante persone sono diventate ricche con questo metodo. Si possono fare dei bei soldi. Sono riuscito dopo una settimana a raddoppiare il conto. Non hai un euro in tasca? Con questo business puoi partire solo col telefono. Lavorando da casa, in proprio, in meno di 6 ore al giorno. Non hai tempo perché lavori? Questi risultati li ho raggiunti con solo 15 minuti di lavoro al giorno. Sono 44.000 euro che un nostro studente ha guadagnato in meno di 20 giorni senza muovere un singolo dito. Non ha dovuto nemmeno accendere il suo PC per guadagnarli. E se tutto questo non è abbastanza per convincerti a comprare, esistono altri piccoli trucchetti che possiamo utilizzare. Il viaggio degli eroi è la tecnica narrativa più comune che viene utilizzata nelle serie TV o nei film per entrare in empatia con il nostro protagonista. Pensate ad esempio alla storia di Hercules, Rocky o Harry Potter. Tutti i personaggi che hanno una storia difficile alle spalle e che dopo una serie di sfide i nemici sconfitti riescono a raggiungere la gloria. Se il cinema e i romanzi sono pieni di storie raccontate di questo tipo, un motivo c'è. E il motivo è che ci piace. Non c'è niente da fare. Siamo attratti dalle storie di riscatto sociale e tendiamo ad immedesimarci come pazzi. Lavoro 12 ore al giorno e mangio cibo scaduto. Questo ero io 4 anni fa. Mi sentivo ingabbiato fino a che non ho fatto la classica ricerca su Google. Metodi per guadagnare dal computer.
valuta. E ci ho provato. Peccato che all'atto pratico mi sono reso conto che richiedono investimenti importanti, necessitano dalle 4 ore alle 8 ore al giorno di lavoro. Alla fine ho trovato esattamente ciò che cercavo, il self-publishing. Un anno dopo sono arrivato al punto in cui in un solo mese facevo di più di quanto mia madre e mio padre facevano insieme in un anno. Non c'è modo migliore di vendere un sogno se non presentandolo come l'unica via che ti porta al riscatto sociale. L'idea, in questo passaggio successivo, è far credere alla persona che sta guardando il video o il webinar di non essere stupido. È colpa del sistema che non ti ha mai spiegato quest'unica cosa, questo segreto. Mentre io da guru questo segreto lo possiedo. C'è un piccolo ingranaggio ancora nascosto al 95% delle persone che vende prodotti online che ti permetterà di ottenere più del doppio dei risultati nella metà del tempo e azzerando completamente il rischio di non farcela. Ed è il tuo giorno fortunato, perché ho deciso di donare a te tutta la mia conoscenza. È già tutto pronto, lì per te e la tua occasione. Basta che clicchi qui sotto e acquisti il corso completo. Non sei ancora convinto? Perché rimarrà disponibile ancora per poco. E non sarà disponibile ancora per molto tempo. La lezione gratuita, tra qualche giorno, potrebbe non essere più disponibile. Ma citiamo una persona su 8. Questa possibilità non durerà per sempre. Bere gli studenti chiede a noi un grande sforzo. Ed è per questo che ne prendiamo al massimo 20-30 ogni mese. Questa è la FOMO. Fear of Missing Out. La paura nel rimanere tagliato fuori da un'offerta irresistibile. È il meccanismo che ci porta a fare degli acquisti ad impulso quando siamo al supermercato e magari vediamo il 50% di sconto, o il 3x2. Ed è anche il motivo per cui riusciamo a dare valore a qualcosa nel momento in cui siamo in pochi a possederlo. Questo concetto è alla base del materialismo ed è collezionismo estremo e funziona. In quanto esseri inseriti in una società basata sulle apparenze e sul valore dei numeri, il nostro ego deve essere saziato e dobbiamo alimentarlo continuamente per dimostrare a noi stessi che siamo meglio degli altri. E se arrivati fino a questo punto del processo di vendita, le persone iniziano ad avere dei dubbi, delle perplessità in merito, a questo punto ci giochiamo il gioco estremo. Guarda che se non compri tu adesso, il tuo posto verrà dato a qualcun altro. E noi non vogliamo che nessun altro diventi ricco al posto nostro. Non solo perderai l'opportunità di cambiare la tua vita, ma letteralmente togliendo quell'opportunità ad un'altra persona che probabilmente si trova in difficoltà economica e deve assolutamente cambiare le sorti del suo futuro. Volevo testare con mano queste strategie, quindi anch'io mi sono iscritto a un po' di webinar qua e là. Una volta finito il video, alcuni ti permettono di acquistare direttamente il corso, mentre altri ti fanno prenotare una chiamata gratuita con un venditore. Beh, a questo punto mi sono detto, facciamola questa chiamata, no? Però a modo mio. Per prima cosa ho scelto un noto guru del dropshipping da cui comprare, il quale ribadisce in maniera prepotente che solo alcune persone selezionate possono entrare a far parte del suo percorso. Ogni giorno dobbiamo gestire più di 500 candidature. Perché è a numero chiuso e quindi dobbiamo passare una rigida selezione. Solo grazie a una selezione così rigida possiamo garantire risultati eccezionali ed è per questo che ci teniamo davvero tanto alla tipologia di persone che facciamo entrare. Non abbiamo alcun bisogno di vendere questo programma perché questo programma si vende praticamente da solo. A questo punto ho preparato due profili posti di persone che fanno la chiamata al posto mio, perché so che molti mi conoscono. La persona A sarà totalmente inesperta, non ha mai fatto dropshipping e soprattutto ha poco budget con cui partire. Sarà il nostro solito Alberto. Il nostro programma è fatto proprio per le persone che partono da zero. Che diciamo che è un po' più o meno la mia situazione. Dall'altro lato la persona B ha già seguito dei corsi, è più esperta e soprattutto ha un grande budget da investire. La persona B la farà Christian, perché so che lui è esperto di questi argomenti, li tratta anche qui su YouTube, tra cui la crescita personale e la finanza, quindi è la persona adatta. Io non parto da zero, ho portato due store a successo, ho capito che sono tra virgolette bravo, però ho bisogno di qualcuno che mi porti. Entrambi risponderanno in maniera opposta alle domande della call, così vedremo se saranno presi entrambi. Cosa ti ha spinto a fissare questa chiamata? Per svoltare un po', spesso mi sono sentito un po' preso poco in considerazione dalle persone che mi stanno intorno. Qual è una cifra che ti piacerebbe guadagnare grazie all'e-commerce? Io penso 6-7 mila euro al mese, però continui che tutti i mesi. Qual è la cifra che vorresti guadagnare per questa attività che ti permetterebbe comunque di stare tranquillo e fare un po' quello che vuoi? Realisticamente io punterei su 5.000, 6.000, 7.000 euro. Mi sono fatto questo bel fondo, consideravo un 15.000. Il percorso che ti andremo comunque a offrire al 100% di entrare in queste cifre. Noi ti diamo subito accesso a quello che è il videocorso, così che inizi pian piano a voltare quella che è la tua vita. Facciamo tante chiamate, 8 persone su 10 vanno a scattare. Molte persone arrivano che magari non sono sveglie, non sono abbastanza motivate, ma hanno obiettivi sufficientemente validi. Già passare la selezione è qualcosa di veramente difficile e ti faccio i miei complimenti per essere riuscito. Ti vado a segnare un coach privato, H24, con cui hai coaching illimitato. Per tutto questo, i 3 mesi, le consulenze limitate, videocorso, garanzia sul risultato, normalmente il prezzo è di 4.000 euro. Quindi io ti garantisco che comunque il percorso ti porta da qui ai prossimi 90 giorni a guadagnare un minimo di 6K netti al mese. Wow, 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 ok.
Solamente per queste chiamate mi dà la possibilità di fare una borsa di studio. Questa borsa di studio ha il valore di 1500 euro. Per accedere a questa borsa di studio ci vogliono due prerequisiti. Il primo è quello di prendere una decisione in chiamata, proprio perché le persone che prendono decisioni più velocemente sono quelle che si impegnano prima e ottengono prima risultati. Il secondo è quello di lasciare una tua onesta e sincera testimonianza di come ti sei trovato con noi a fine programma. Il prezzo è di 2500 euro al posto di 4000. Per i tre mesi normalmente prezzi 10.000. Come pensavo appunto a un'altra tipologia, diciamo, di incentivo, che è una borsa di studio, quindi una sorta di sconto sul percorso. Chiaramente non diamo a tutti la possibilità di accedere a questi borsi di studio. Io personalmente richiedo un prerequisito: la voglia di partire subito, quindi di prendere la decisione in questa chiamata, e il fatto di lasciarci una testimonianza a fine percorso. Se presenti questi due requisiti, il prezzo del percorso per i tre mesi è di 5.000 al posto di 10.000. 5.000 al posto di 10.000. Esatto, questo. Io provo a risponderti adesso. Esatto. Inutile dirvi che le chiamate sono vere e, guarda caso, sono entrate entrambi nel percorso. E a tutte è stato proposto di acquistare il corso direttamente in chiamata. Che casualità. Chiaramente la vendita è vendita. Nessuno ha puntato una pistola alla testa a Cristiano o Alberto per convincerli a comprare. Ma questo era l'ultimo pezzo del puzzle che mancava per mostrarvi come avviene l'intero processo di vendita. E come, a volte, si tratta di pura e semplice apparenza. Spesso il numero chiuso non esiste, così come non esistono i modelli di business facili, così come non si può diventare ricchi in 15 minuti al giorno. Questi aspetti, però, le persone hanno iniziato a capirli. Se da un lato la fame del fare soldi online è rimasta, dall'altro si sta sviluppando un nuovo filone che non vi promette di diventare milionari, ma solo di arrotondare il vostro stipendio. Se ti dicessi che è possibile guadagnare un secondo stipendio in modo semi-automatico. Il fatto di fare tanti soldi online è stato talmente tanto inflazionato negli ultimi anni e le persone talmente tanto spremute che è stato necessario attingere a una nuova fascia di pubblico. Un pubblico che non vuole diventare milionario, che non crede a tutte le promesse dei guru, ma starebbe bene anche con un piccolo stipendio in più al mese. Dai 700 fino a 3.000 euro al mese, e chi lo sta facendo sono lavoratori a tempo pieno che usano questo metodo per arrotondare il proprio stipendio. Il meccanismo che vi ho descritto rimane comunque lo stesso. A fare la differenza non sempre è il livello della promessa, ma come viene venduta. Il dilemma morale lo lascio a voi. Non sono un paladino della giustizia e non voglio farmi portavoce di un movimento che non mi appartiene. Lo scopo di questo piccolo docu è solo informativo, cioè rendere le persone consapevoli di tutti i trucchetti psicologici che i guru utilizzano per propinarsi la loro merce. L'ho fatto per cercare di sviluppare un pensiero critico e filtrare le informazioni fuorvianti da quelle invece utili per il vostro percorso. Le eccezioni ci sono. Come in ogni settore troverete sempre chi ha fatto successo ai soldi online. E i corsi, le consulenze e tutto il resto hanno senso di esistere se fatti bene. Quindi se sentite che un modello di business fa davvero per voi, provatelo, non sarò certo io a fermarvi, ma fatelo con consapevolezza, guardatevi intorno e chiedetevi se il guru che avete davanti è veramente diventato ricco facendo quello che insegna. Io sono Andrea Schedamini e ci vediamo al prossimo video. Tutti abbiamo bisogno di illusioni nella vita.